Buongiorno amici, benvenuti in questa bellissima giornata. Oggi è domenica 7 giugno, stiamo partendo per fare questo girettino. Sono le 7.18, siamo in perfetto orario sulla tabella di marcia. Adesso andiamo a trovarci con Gianni, che dovrebbe essere qua nei dintorni, nel parcheggio qui vicino. Poi rifornimento e alle 7.30 appuntamento con il resto del gruppo al Caffè Principe, per poi proseguire la tappa successiva verso Sassari al distributore di Muros. Eccolo lì Giovanni. Adesso ci spariamo circa 150 km per andare fino a Palau. A Palau prenderemo il traghetto per andare alla Maddalena, ci facciamo un bel giro lì, pranzo al sacco, abbiamo preparato una mega ultra insalata e poi poi rientreremo, sperando che il tempo ci assista fino all'ultimo, perché la giornata stasera la danno un pochettino così e così. Poi vediamo. Adesso andiamo a fare rifornimento, va. Buongiorno! Giornata fresca, piacevolmente fresca, diciamo che si sta bene. Io ho ancora un range di 9 km di autonomia e abbiamo una temperatura di... Non fate in tempo. 19 gradi alle 7.20. Tutto bene? È abbastanza bene. Com'è stata la strada? Lei è Deborah? Sì, sì, bellissima giornata. Oggi siamo 15 motociclisti perché la 16ª Daniela Kawasaki, ex Virago, ci ha bidonati. Ieri sera dice che non se la sentiva perché era un po' stanca dal lavoro. Tanto la massacrerò. Peggio per lei. Comunque abbiamo fatto un bel gruppo, devo dire, sì, siamo tanti, bello, bellino. Si vede che i miei giretti funzionano, perché se vengono stiamo aumentando sempre di più, e anzi ho dovuto limitare il numero di persone, di partecipanti, perché eravamo veramente veramente troppi, considerando che siamo ancora in fase Covid, già 15-16, sembravano un po' troppi. Io avevo messo un numero tra i 13 e 15 persone massimo, quindi più o meno diciamo che siamo arrivati. Adesso rifornimento e poi proseguiamo al bar lì dietro, al Caffè Principe, l'appuntamento. Buongiorno. Tutto a posto? Ti sei svegliato? Ti sei svegliato anche tu? Ci avete tutti una faccia belli svegli. Buongiorno. La cassetta dei ferri te l'hai presa? Qualcosa c'è? Perché hai bucato? No, qualche bullone che perdi magari. Fanculo. Ciao, tutto bene? Tutti svegli svegli stamattina, Andiamo. E allora? Ciao, tutto bene? Che sempre fumando, stai e basta, mamma mia, oh. Che stress. Bah, già ti svegli lo stesso adesso. E allora? Pronti? Pronti siamo. Ciao. Claudio, ok. Bene, siamo partiti, adesso piano piano andiamo direzione Sassari, poi dopo ci imbattiamo nel gruppo di Sassari dove ci sarà Lello e Luca e l'amico di Lello, poi dovremmo trovare dalle parti di Laerru sulla strada Piero, a Tempio troviamo Emanuela con suo amico e basta, poi andiamo dritti dritti verso Palau dove speriamo di trovare il primo traghetto utile senza troppi problemi, troppi casini, ci imbarchiamo e andiamo a goderci il bel panorama, la bella giornata, il bel mare che ci sarà alla Maddalena. La Maddalena io ci sono andato qualche volta, non l'ho girata in moto, quindi ufficialmente non la conosco, perciò mi dovrò attenere a ciò che ho programmato nel navigatore e andiamo. Io direi per il momento blocchiamo la registrazione qua, così risparmiamo un pochettino di GoPro, tanto comunque
una buona parte del tragitto sarà molto tranquilla e poi ci aggiorniamo. Ciao ciao. Buongiorno. È il tuo amico? Ah. Minchia quanti siamo. Bene, seconda parte del gruppo l'abbiamo recuperata, c'era Luca con Zavorrina, Lello e l'amico di Lello che non mi ricordo il nome adesso in questo momento, vabbè. Niente, quindi ripartiamo, sono le 8:13, adesso la terza tappa è quella dove ci troveremo con Piero dalle parti di La Erruli, da qualche zona nei dintorni. Ho condiviso sul profilo WhatsApp la posizione in tempo reale, così eventualmente si può regolare al momento del nostro arrivo la nostra posizione, così la stessa cosa per quanto riguarda Emanuela che è a Tempio. E adesso andiamo. Devo dire che l'arietta è un pochettino frizzante, leggermente fresca. Vabbè che sono anche le 8:15. Bisogna vedere poi tra qualche ora cosa cambierà, cosa succederà. Sicuramente ci sarà molto più caldo e poi si schiatterà. Ma io adesso per il momento, anche se ho il giubbino traforato, riesco a stare abbastanza comodo, quindi non mi lamento. Proseguiamo, sarei voluto passare dalle parti della chiesa di Saccargia, però la strada dovrebbe essere ancora chiusa per motivi di lavoro. E quindi niente, almeno direzione in plug e poi vediamo un attimino cosa fare. Ci aggiorniamo dopo. Buongiorno. Ma c'hai gli occhiali, non te vedo, tieni. Come va? Ciao. E allora? Tirati su quella, quegli occhiali, non ti vedo, Maremma cane. Lui è il capo di tutto il gruppo. Il capo. Il capo. Va. E quindi? Quando sei sotto giù fu portare sempre il giubbetto pesante. Perché avevi freddo? Io sto. C'erano dei tratti che c'era fresco. Infatti, dei tratti c'era fresco, ma. No. Ce l'ho questo, cioè, non ci credo. Ma questa è la maglietta. Emanuela. Cazzo, non c'è freddo. Emanuela. C'era un po' di fresco ogni tanto, ma c'era tratti fresco, tratti caldo, ma si stava bene, dai. Non dovevo mettere questo, questo, no, non mi fido. Lei è Emanuela. Invece lei è Claudia. Lei è? Claudia. È Debora. Debora, che stava andando. Che miseria. Lei è Emanuela, Claudia. Vabbè. Se io riesco a fare una foto. Siamo in perfetto orario sulla tabella di marcia. Almeno 4 minuti siamo a tempo, infatti. Alle 9. Tutto a posto? Bene. Siamo in ritardo. Scerini, spiaccicato. No, siamo in perfetto orario, l'appuntamento alle 9 qua. Vabbè. Sto bene. Tutto a posto. Che precisione. Basta lasciare c***o a casa. Doveva venire Daniela da Sassari, ma non è venuta. Emanuela è lei? Sì, sì. E prima ti stavo chiamando per presentartela, ma sei andata a dita da Debora.
Ti stavo dicendo, lei è Emanuela. Perché mi è troppo piaciuta come partita. Lei un po' cammina. Siamo ripartiti, destinazione Palau, attraversiamo Tempio. Ho cercato di tirare su la moto, prima l'avevo parcheggiata un po' in contropendenza, quindi mi andava tutta nella parte della discesa. Come ho tirato su il cavalletto mi sono schiacciato un pochettino le palline e adesso ho un leggero residuato di dolore. Che male. Comunque abbiamo trovato al distributore Agip Emanuela con il suo amico. Emanuela, la nostra motociclista BMWista toscano-sarda. Ciao da Debiano, che poi ci spiacicchiamo un pochettino di curve fino a Palau. L'arrivo è previsto per le 10.04, sicuramente recuperiamo qualche minutino come abbiamo fatto per arrivare fin qui a Tempio, quindi siamo in perfetto orario, senza esagerare, senza fare troppe corse, senza però neanche avere delle palle al piede che ti fanno rallentare notevolmente e non riescono a stare al passo. Purtroppo quando fai giri così lunghi con tanta gente non puoi permetterti di avere persone che possono creare troppi problemi. Qui c'è l'ingresso del Nuraghe Maiori, dove c'è il ristorante. Qua si mangia veramente veramente bene, prima o poi ci torniamo. La prossima volta veniamo apposta a mangiare qua quando c'è magari una temperatura un po' più decente, un po' più bellina. Palau, prendiamo il traghetto, attraversiamo il mare e andiamo alla Maddalena, l'isola della Maddalena, dove c'è anche la casa di Garibaldi. Se la giornata ci assiste con un bel tempo dovremmo riuscire a vedere il mare e tanti bei posti. Qua c'è sta macchina che bisogna cercare di superare.